Cari amici, pace a voi, buona giornata. Mettiamoci ai piedi del Signore, anche oggi ci regala la Sua parola, lampada ai nostri passi, luce per il nostro cammino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Quando battezzo è sempre una gioia grande, mi piacciono da morire i segni dopo l'immersione, appunto dopo aver versato l'acqua, cioè quel segno di croce che noi sacerdoti facciamo con il sacro crisma sulla fronte del bambino. Perché? Perché quel bambino ora è diventato figlio di Dio, sacerdote, re e profeta. È di Dio, è figlio di Dio, appartiene a Lui. E in qualche modo questo segno di croce con il sacro crisma è un tatuaggio indelebile. Se stiamo in questa nostra identità e ci muoviamo qui da figli, la vita scorre bene. Altrimenti sappiamo che ci si incastra. C'è un piccolo problemino, questo si scopre camminando, non tutto e subito. Innanzitutto, che bello che è essere figli di Dio. Che bello che è aver incontrato il Signore, che grazia, che dono. Ma dall'altra parte si sperimenta, e forse voi che ascoltate l'avete già sperimentato, che davvero il mondo ci odia. Perché? Perché non siamo del mondo, perché noi siamo del Signore. E c'è sempre stato, c'è una inattualità della fede che è perenne. Non meravigliamoci allora se attorno a noi c'è l'indifferenza o l'ostilità. Possono anche essere delle conferme che stiamo camminando nella direzione giusta. L'odio del mondo c'è sempre stato per la comunità cristiana. Quindi chi sceglie il Signore darà fastidio. Chi sceglie di vivere nella luce darà fastidio a chi vive nelle tenebre. Chi sceglie di vivere Cristo, di essere radicale nel Vangelo, quindi con un costante richiamo alla verità, alla carità. Ah, che dura! Per questo l'uomo di fede è odiato e respinto, perché il cristiano, un po' alla volta, pur amando questa umanità e facendo di tutto perché vuole costruire la civiltà dell'amore, però saremo sempre estranei, perché noi siamo pellegrini. Siamo in questo mondo senza essere di questo mondo. Noi siamo del Signore. Allora oggi con me anche tu benedici se stai affrontando qualche fatica in nome di Cristo e della fede, qualche rifiuto, qualche sofferenza, qualche calunnia o preso in giro. Benedici per questa croce. Sei simile a Cristo. Amen.